Benvenuti nella quinta puntata dell'Orto di Stefano Persassina. Tutte le altre puntate le trovate nella playlist intitolata L'Orto di Stefano Persassina, un orto che viene irrigato principalmente con il mio sudore. Ricordo che qui si impara a fare l'orto insieme a me e non da me, che vuol dire che nemmeno io lo so fare, quindi sbaglio e voi imparate dei miei errori, furbacchioni che non siete altro. Interessante. Oggi vedremo come coltivare le zucchine, che sono ortaggi principalmente da usarsi in cucina, ma possono anche essere mangiate crude oppure essere usate come strumento erotico, ma non ve lo consiglio perché se poi si spezzano è un casino. Per coltivare la zucchina partiremo dal seme fino ad ottenere nuovamente un altro seme. Praticamente facciamo uno scambio alla pari con la terra, ma rimettendoci una montagna di fatica, e otterremo in cambio un frutto che contiene più acqua che materia. Davvero un buono scambio. La pianta di zucchine potrebbe darvi qualche bella soddisfazione anche se siete dei mezzi idioti come me, e vi potrebbe convenire piantarla tre volte durante la stagione, a inizio primavera, a inizio estate e a metà estate, in modo che le zucchine poi vi escano dalle orecchie e non ne potete più di mangiare zucchine. Cominciamo? Via! La zucchina la cominciamo a coltivare in questi vasi che adesso vi insegniamo a fare. Si tratta di vasi speciali da trapianto di mia invenzione, soprattutto gratuiti, costruiti tramite i boccioni dell'acqua da 18 litri. Dopo aver tagliato la parte ad imbuto, tagliate il boccione alla seconda riga in modo da ottenere un cilindro aperto da entrambi i lati. Tagliate. Fatto! E come potete vedere il taglio è stato netto e preciso, senza nemmeno una bavetta di plastica in eccesso. Adesso operate ad una serie di tagli sul fondo della scodella del cane ottenuta in precedenza. Questi avranno la stessa funzione di drenare l'acqua dei classici buchi in fondo ai vasi, con la differenza che i tagli vanno fatti tutti intorno al fondo della scodella del cane. Poi prendete il grosso cilindro e cominciate a ritagliarlo a forma di torre medievale con i merletti, buttando per terra i pezzi di plastica per infilare meglio. Sì, esatto, proprio così. Ed ecco la nostra torre medievale, ma che bella! Poi infilate la torre medievale nella scodella del cane ed ecco che otterrete il vaso che volevate ottenere e che ancora non vi ho spiegato a cosa serve, ma magari adesso ve lo spiego facendovi vedere cosa faccio, che faccio prima ed è più facile da capire. Mettete il vaso in una barca di plastica, poi il vaso fino a colmare la scodella del cane con questi finti croccantini di pietra che se li assaggia il cane si spacca i denti. Ecco, vi faccio vedere. Riempite fino al colmo la scodella rimovibile, poi mettetela nella barca insieme ad un altro eventuale vaso. Poi riempite con uno strato di terra di circa 10 cm i vasi ottenuti. Non vi ho spiegato però come non sporcare casa vostra durante tutte queste operazioni, ma è semplicissimo. Il metodo per non sporcare di terra casa vostra è farlo a casa di vostra suocera. Ecco, in questi vasi potete seminare o trapiantare dei piantini prima della messa a dimora nell'orto. Per esempio, qui è dove faccio finta di seminare dentro al vaso, mentre qui vi faccio vedere i piantini già nati nei semenzai che vi avevo insegnato a costruire con i boccioni dell'acqua nella puntata numero 2 dell'orto di Stefano Persassina. Ecco, li prendete delicatamente con un trapiantatore, distruggendo mezze radici del vaso, li spostate un attimo nel secchio per trapiantarli più comodi e poi dal secchio li trapiantate nei boccioni, esattamente in questo modo grezzo e con preghiera che sopravvivano al tremendo shock che hanno appena subito. Esatto. Ma voi però vi state ancora chiedendo perché abbiamo costruito i vasi in questo modo. Un attimo di pazienza, prego. Per prima cosa bisogna far sì che queste piante crescano un pochettino. Ed ecco che in meno di un secondo da quando le abbiamo messe nel vaso la pianta è cresciuta e possiamo trapiantarla nell'orto. Allora, prendiamo il nostro vaso speciale assemblato e disassembliamolo in modo che la terra rimanga nella parte di sopra e l'argilla espansa vada nella parte di sotto. Ok, dai che ce la puoi fare. Tira! Ecco fatto. E come potete vedere non è caduto nemmeno un pallino di argilla espansa nell'orto. Spegni la telecamera, va, che non voglio far vedere tutto sto casino. In effetti il mio metodo non è che mi sembra proprio il migliore del mondo. Vabbè, grattate via tutta l'argilla espansa delle radici della pianta e raccoglietela tutta, che è proprio una cosa inguardabile da lasciare nell'orto. Un po' più veloce, per favore. Ok, una volta raccolto tutto questo casino, potete posizionare la zucchina nell'orto.
lascerete il riparo del boccione fino a quando la pianta non sarà abbastanza adulta. Il boccione riparerà la pianta piccola da eventuali ritorni tardivi di freddi primaverili, proteggendo dalla brezza fredda e facendo anche un minimo di effetto serra. Inoltre le lumache faticheranno di più a captare da dove arriva l'odore della pianta e solo poche piante verranno attaccate dalle lumache, anche se le lumache sono molte. Vedere non la vedono anche se è trasparente perché sono mezze ciecate, almeno credo, o forse no. Boh. Ma veniamo al metodo numero 2, e cioè tirare fuori piantine di zucchina direttamente dai cosi, che non so come si chiamano, per fare i piantini. Ecco, esatto. Infilate la matita nel buco, perché come disse Dante nel mezzo del cammin di nostra vita ritrovai nel buco una matita. No, ma forse era più volgare, non la posso dire in televisione. E procediamo a piantare il piantino di zucchino. Ricordiamo a tutti che a seconda della specie di ortaggi alcuni gradiscono essere trapiantati con la terra a filo di quella del vostro vasetto, altri invece vanno interrati di più e altri vanno messi addirittura più in alto. Nel caso delle zucchine non mi ricordo, quindi vi dovete arrangiare, ma a ben vedere il filmato le ho piantate a filo della terra del vasetto e sono andate bene, quindi direi che va bene così. Ci troviamo a inizio stagione, lo possiamo capire bene dal canto del gallo, che canta così perché vuole girare un film a luci rosse insieme alle pollastrelle. E siccome siamo a inizio stagione, di notte fa ancora molto freddo. Anche in questo caso ripariamo la pianta di zucchine con un boccione dell'acqua, così il venticello freddo non ce la stecchisce completamente e così forse le lumache non si accorgono di lei in tempo e così riesce a crescere abbastanza da sviluppare la peluria lievemente spinosa che la proteggerà dalle malefiche lumache rosse o grigie o del colore che vi pare a voi. E infatti la pianta è riuscita a crescere senza bisogno di usare nessun veleno per le lumache. Aia, punge! E possiamo tranquillamente togliere la copertura e attendere che faccia le zucchine. Eccola qua, guarda che bella. Poi c'è il metodo numero 3, che è quello di usare direttamente il semenzaio fatto con i boccioni, che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Così piccola e fragile. Come canto bene. E quindi il piantino lo andiamo a piazzare proprio qua. Quindi con il trapiantatore che sembra una cazzuola da muratore spostiamo la pacciamatura, in questo caso fatta con cippato tritato fine, e poi facciamo un bel buchetto e poi ci mettiamo il piantino che andrà a sua volta protetto con un boccione fin quando non sarà abbastanza grande. Ora vorrei fare un paio di considerazioni sulla concimazione. Nell'orto ho messo ben 57 piante di zucchine. Qualcuna è morta di freddo perché la temperatura è scesa a 4 gradi, quindi bisogna trapiantarle quando non fa freddo. Qualcuna è stata mangiata dalle lumache, quindi se avete molte ma molte lumache vi conviene trapiantarle un po' più grandicelle, che quando sono grandicelle le lumache non se ne mangiano. Molte piante però non si sono sviluppate. Da questo posso evincere che la pianta di zucchina gradisce più di altre piante una certa concimazione. Non è necessario pompare la pianta all'estremo e metterci chissà che cosa, ma è sufficiente un po' di compost nella terra dove la trapianterete ed eventualmente una pacciamatura di paglia pisciata, di stalla, di cavallo o di mucca, con qualche pallina marroncina qua e là da lasciare in superficie a lento rilascio, da non confondere con la cioccolata. Questa permetterà alla pianta di svilupparsi in fretta, crescere bene e produrre delle buone zucchine. Ed ecco che la pianta è cresciuta abbastanza con la camicia di forza e non vede l'ora che arriviamo noi a tirarla fuori, distruggendo la mezza con gli sconquassamenti. Eseguite questa operazione a braccia nude, in modo da pungervi uniformemente gli avambracci, così diventeranno tutti rossi e irritati. Però almeno il sacrificio ne è valsa la pena. Vai, spingi, spacca tutto, vai, piega tutte le foglie. Perfetto! E come potete vedere, la pianta non ha subito nessun danno, più o meno. Forse il mio metodo va un pelo affinato, ma tutto sommato direi che non è male. Adesso una leggera rincalzata alla pianta, tiratele bene su tutti i capelli, mi raccomando, stringete bene le foglie così terminano la loro agonia. Ecco, sì, qualche botta sul gambo così impara a fare episodi di bullismo. Ok, e la nostra pianta è belle che pronta, con tutte le foglie quasi intere, proprio come volevamo noi. Stai su tu! Che figura vuoi farmi fare nel filmato? Stai su! Ok, ecco, hai capito tutto dalla vita. Stai su, ho detto! Ferma! Niente. Ti ho detto di stare su!
Stai su, no? E che cavolo, pardon, zucchina. Niente, basta, fai quello che ti pare. E a questo punto potrebbe capitarvi di dimenticarvi di raccogliere una zucchina nell'orto che diventerà delle dimensioni del vostro pisello. Oppure potrebbe capitarvi di dimenticarvi un'altra zucchina che diventerà delle dimensioni del pisello del vostro vicino di casa. Scusate, volevo dire piede. In effetti è più lunga del vostro piede. Le zucchine così grosse impediranno alla pianta di produrre altre zucchine. Quindi, se volete ancora mangiare zucchine, dovete immediatamente tagliare il pisello al vicino di casa. Pardon, il piede, pardon. Volevo dire che dovete raccogliere la zucchina gigante, che di queste dimensioni non è adatta né per essere mangiata né per essere utilizzata come strumento erotico. Però potrebbe avere l'innegabile vantaggio di produrre dei semi che, una volta raccolti, vi serviranno per fare altre piante di zucchine l'anno dopo. Che la dovete raccogliere, ecco, senza taglierino, quando è diventata circa color carota, a seconda della specie, o comunque deve essere molto ma molto matura. In questo modo gli spermatozoi al suo interno, semi, saranno ben sviluppati e funzioneranno. Ed ecco qua i vostri belli zucchini che rappresentano questa, il vostro zucchino più dritto ma più piccolo, smettila di trasturlarlo, e questa lo zucchino del vicino di casa, più grosso ma anche più storto. Perché, come dice il proverbio, lo zucchino del vicino è sempre più verde. Cioè, volevo dire grosso, cioè volevo dire storto, scusate. Volevo sempre dire piede, non pisello. Cioè, volevo dire zucchino. Dunque, adesso prendete il bisturi e circoncidete la cappella. Poi, sempre con il bisturi, procedete in sala operatoria sterile, proprio come stiamo facendo noi, e sezionate per lungo lo zucchino del vicino. Lo si riconosce perché è bello storto. Poi girate dall'altra parte e fate un bel taglio dritto. Ho detto dritto, ma dovete farlo storto perché lo zucchino del vicino è storto. Ok. Poi infierite con il coltello nella piaga in modo che la pelle si laceri in profondità per lungo. Andate dritti, cioè volevo dire andate storti. Poi anche dall'altra parte stessa cosa. Coltello nella piaga, ma quanto è duro lo zucchino del vicino, davvero durissimo, sembra fatto di marmo. E adesso masturbate, ecco fatto. Adesso sono cavoli vostri a spiegare il termine ai bambini che stanno guardando il video. Che bello scherzo che vi ho fatto. Adesso infilate il dito nella patata bagnata, scusate, volevo dire zucchina, vi piace infilare il dito, eh? Tirate fuori tutti i semi, quasi ognuno di questi semi vale una pianta di zucchine per l'anno prossimo, guardate quanti bei semi che ci sono qua. I semi poi, una volta tirati fuori, vanno fatti asciugare benissimo prima di metterli via, altrimenti poi ammuffiscono e dovete buttare via tutto. Una grossa zucchina potrebbe contenere da 50 a 150 semi o anche di più. Conviene comunque lasciar crescere almeno 3 o 4 zucchine, perché potrebbe capitare che qualcuna di queste, per un motivo o per l'altro, non vada bene per prendere i semi. Magari marcisce prima che riuscite a prenderli, a me è capitato con una. Ed ecco qua tutti i semi che, come dicevamo, faremo asciugare bene bene. Scusate, ma siete ancora qua? Dovreste essere nell'orto a quest'ora, non a guardare le cavolate che sparo io nell'orto. Comunque, la zucchina appena colta è molto buona con questa ricetta. Ingredienti: una zucchina appena colta. Procedimento: cogliete una zucchina nell'orto e mangiatela entro 10 secondi. Fine della ricetta. Buonissima. Se poi volete anche iscrivervi al canale, di sicuro riuscirete ad avere sempre un grosso e duro zucchino a disposizione, che è una cosa che fa sempre piacere. Restate connessi, ma ricordatevi che qui non si fanno solo video di orto, ma anche video che mi pare, che mi piace a me, e che se non vi piacciono, l'importante è che piacciono a me, giusto? Oh, forse non era così, boh. Capo, questa tagliala, va? Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Come canto bene? La 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 la, e non me la ricordo più per fortuna. Non so fischiare. Chi se ne frega? Buona continuazione sul canale di Stefano Ape Assassina. Cliccando su una delle seguenti playlist, vi compariranno i video dedicati. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale di Stefano Ape Assassina, un canale senza un argomento, che esiste senza un senso di esistere.